Ciao ragazzi, ciao amici del canale, finalmente a EICMA 2023. Stand Turatech, volevo mostrarvi la nuova BMW R1003 GS. BMW qui non espone, però qui la possiamo vedere equipaggiata con gli accessori Turatech. È una moto bella che cambia quella che è la linea del GS BMW, quindi una moto completamente nuova, una moto forse più votata al turismo. Guardate l'altezza, il signore è salito, così abbiamo un'anteprima di una moto che senz'altro proverò. Stand KTM, KTM celebra una delle sue moto più iconiche, guardate che faro futuristico, KTM 990. C'è tantissima gente, si sta veramente riempiendo tantissimo, ma io trovo che sia bellissimo così. Tanti ragazzi che si divertono, tante moto, tante novità, tante cose da vedere, tante cose interessanti. È vero, c'è casino, però trovo che sia il vero spirito dell'esposizione. Stand Suzuki. Suzuki presenta la nuova GSX S1000GX, una moto per un turismo veloce, sportivo. Una moto sulla quale senz'altro vi potete divertire. Novità futuristiche davvero incredibili. Si chiama Hype Vision. Guardate, si abbassa. Trovo che sia incredibile. Novità anche per Moto Morini, qui abbiamo la nuova Xscape 1200. Sempre in casa Moto Morini, una moto che a me piace molto ed è molto interessante, è la Xscape 649. Una moto che dà già un feeling di semplicità e di immediatezza nella guida. Sono da Yamaha e qui abbiamo una delle moto, secondo me, più belle ed evocative di questo salone. La XSR 900 GP. È davvero una moto che, vista dal vivo, è ancora più bella. Moto evocativa degli anni 80, con la livrea delle moto da corsa Yamaha che correvano in quel periodo, è davvero, davvero una bellissima novità. Qui la vediamo con il kit completo, con le carene complete e lo scarico a Krapovic. La moto di Alessandro Botturi, il nostro mitico Bottu. Sempre da Yamaha, la Teneré World Rally, una Teneré con grafiche dedicate e
scarico a Krapovic. Yamaha inoltre qui al salone presenta la Yamaha Teneré World Raid, che è possibile equipaggiare con il pacchetto di accessori JITR, quindi un pacchetto gara per poter casomai poi iscrivervi a qualche rally o a qualche raid. La moto praticamente diventa come la moto di Botturi, quindi direi niente male. Fantic Motor, una novità bellissima, direttamente derivata dalla Moto2, con la signorina che ci saluta, la Fantic Motor Imola, pronto pista, 125, 4 tempi. Ragazzi, dite quello che volete, ma questa qua mi piace un botto. Un'altra moto che è interessante, mi piace in questa colorazione, è la Triumph Tiger 900 Rally Pro. Royal Enfield, quella che secondo me è una delle novità più interessanti di questo salone. La Royal Enfield 450E è una moto davvero interessante. Con questo equipaggiamento, che mi pare essere il rally, abbiamo la ruota tubeless e una moto con questa colorazione stupenda, pronta per portarvi all'avventura. Secondo me è la novità più interessante di questo salone. Non vedo l'ora di provare questa moto. Poi in questa colorazione è stupenda. Non conosco il prezzo, però davvero una moto da tenere in considerazione. La voglio far vedere bene perché per me è la regina di questo salone. Non ci sono storie. Guardate che bella in questa colorazione. Stupenda, pronta per le piste himalayane. Secondo me davvero la moto novità più bella del salone. Novità da Ducati è il nuovo motore monocilindro derivato da quello della 1299 Panigale, il Ducati Super Quadro Mono, il monocilindro più potente della categoria, che viene montato sul nuovo Hypermotard. Eccola qui la nuova Hypermotard di Ducati con il monocilindro, come ho detto, più potente sul mercato. Qui è in una versione, diciamo, sport, con i terminali, con i termignoni, e in questa livrea speciale. Un monocilindro che sviluppa 77 cavalli. Un'altra bella novità da Ducati. Una moto che sicuramente farà parlare di sé. Sempre dallo stand Ducati, la Desert X in versione rally. Parafango alto e la livrea dedicata. Sempre dallo stand Ducati, campioni del mondo, la Ducati Panigale V4 SP, tributo alla 916. Per il 30° anniversario della 916, Ducati presenta questa moto.
capolavoro di ingegneria. Anniversario 916. In casa Honda invece presentano la nuova Honda Africa Twin Adventure Sport, una moto che viene presentata con un cerchio da 19 anziché quello da 21, quindi una moto con una vocazione forse più stradistica, più turistica, qui nella versione con borse, una moto che strizza meno l'occhio al fuoristrada e si spinge più verso i tornanti di montagna, il viaggio a lungo raggio, in due, con le borse, una moto che complessivamente va incontro a quei clienti, a quella clientela che cerca più il turismo dell'avventura. Molto bella. E qui è la storia delle moto adventuring. XRV 750 1996, questa è la storia del motociclismo. Una moto che ha creato un segmento. Sono nello stand Acerbis e trovo interessante, mi piace farvi vedere questa Transalp completamente equipaggiata con gli accessori Acerbis, compreso il serbatoio maggiorato. Sempre in casa Honda ritornano finalmente le medie sportive. Questa è la bellissima Honda CBR 600 RR, moto con cui ci si può davvero divertire sia in strada e soprattutto in pista. Sono ideali per imparare. Accanto abbiamo il 1000. Moto Guzzi, qui abbiamo la nuova Stelvio. Io vorrei parlare con voi su tutte le novità che riguardano. C'è un casino pazzesco, spero che si senta, però guardate che bella questa moto. Moto Guzzi e Giulio Rossi Mattani, Stelvio designer e Moto Guzzi. Voglio lo stesso entusiasmo che Stand Cove, una marca fondata nel 2017, mi interessava farvi vedere finalmente da vicino la 450 Rally. Davvero una moto pronto gara, fatta davvero bene. Non conosco il prezzo, ma mi dicono che è un prezzo molto competitivo per una moto che, come ho detto, è già praticamente pronto gara. Altezza sella 9,60 ragazzi, quindi è bella alta. E un'altra novità di Cove è questa moto interessantissima, è la 800X Rally, una moto che tra l'altro pesa pochissimo, con il paracarena integrato, moto che sicuramente insieme alla Rally, la 4,5 voglio provare. Davvero un prodotto interessante, una moto bella, senz'altro da tenere in considerazione per una prova. Il peso dichiarato con 19 litri di serbatoio è di 165 kg.
quindi è davvero una moto leggera. E sempre dallo stand di Kove, vicino alla 800X Rally, abbiamo la 800X Pro, che vedo come differenza ha i cerchi tubeless. Allora ragazzi, la mia EICMA finisce qui, mi sono come sempre divertito a vedere tante moto, tanta gente appassionata, che è la cosa più bella e più importante dei numeri, dei giri dei motori, delle potenze delle moto, perché è sempre la moto che piace che si compra, non necessariamente quella più potente, quella più performante o quella più all'avanguardia. Quindi ci vediamo presto sul canale per altri video. Vi saluto da EICMA 2023. Ciao!